Rieccoci qui per un nuovo ciclo, per il ciclo 2011-2012 di Nera di Calabria. Come sempre succede da 8 anni a questa parte, abbiamo compiuto l'ottavo anno, Arcangelo Badolato, capo servizio della Gazzetta del Sud. Arcangelo, ci ritroviamo, ci siamo lasciati nel mese di luglio. Ma in questi mesi la cronaca ci ha restituito tantissimi fatti. Noi oggi cerchiamo di fare il punto sui fatti più recenti e poi via via, come al solito, cercheremo di analizzare, capire, leggere quanto succede sul fronte giudiziario della cronaca nera in questa nostra regione. Allora, il mese di settembre è stato un mese veramente segnato dal sangue, diversi omicidi tra Cosenza, Vibo, Reggio Calabria. L'ultimo, in ordine di tempo, quello dei fratelli Carmelo e Francesco Donato, due giovani che sono stati uccisi in maniera, brutale, a Varapodio. E mentre scendevano dal trattore, stavano lavorando in campagna. Francesco, 18 anni, è stato ucciso sul colpo. Il fratello Carmelo, di 26 anni, è morto poco dopo in ospedale. Una famiglia segnata dal sangue perché nel 2001 anche il padre, Saverio Donato, era stato ucciso. E sempre a colpi di fucile, calibro 12, così come i due figli. Gli inquirenti stanno seguendo diverse piste, i ragazzi avevano qualche piccolo precedente, ma pare non fossero legati ad alcuna cosca. Allora, si parla di una vendetta. Che cosa può essere successo? Carmelo aveva testimoniato contro quello che poi è stato condannato per l'omicidio del padre, Antonio Mammoliti, nipote di Saro Mammoliti, la Mamma Santissima di Castellace. Tu come lo vedi questo duplice omicidio? Ma il duplice omicidio nasce in un'area segnata dalla violenza. Intanto la firma, l'arma. L'arma è il fucile calibro 12, la vecchia doppietta caricata a Lupara che da sempre spara in quei luoghi. Penso ad una serie di delitti avvenuti a Messignati, a Varapodio, a Pitomo Martina, a Castellaccio, a Piminoro, cioè in quella zona della piana di Gioia Tauro che è investita dalla violenza, che è una violenza ancorata alla vecchia mafia. Perché dico l'arma? Perché oggi spesso sentiamo parlare di pistole Parabellum, calibro 9x21, di Kalashnikov, lì si usa il calibro 12. Si muore in quella zona per nulla, nel senso che c'è un'economia rurale, quindi ridotta alle espropriazioni private, alla gestione dei terreni, all'incasso dei denari connessi all'integrazione, quindi una mafia da poco, Rurale diciamo, in cui ancora. appunto forse rispetto alla quale non si muovono grandissimi interessi, ma che è la stessa mafia che uccideva negli anni 50. Quello è il territorio in cui ci fu la terribile faida tra i Barbaro e i Mammoliti, vinta poi dai Mammoliti, intendo i Mammoliti come la famiglia di Saverio Mammoliti, di Saro il Playboy, oggi collaboratore di giustizia. C'è poi stata la faida di Oppino Mamertina che si è conclusa con lo sterminio della famiglia Gugliotta, che si è conclusa anche con l'intervento pesante della magistratura con condanna definitiva all'ergastolo. C'è poi stata questa appendice che ha interessato secondo me sia Messignati che Varapodio, con la morte del padre di questi ragazzi avvenuta a seguito di un diverbio susseguente ad un incidente stradale. Poi è stato ucciso lo zio di questi ragazzi, infine e loro due. È stato ammazzato a Messignati Francesco Cattellari pure negli anni precedenti, che era un po' il punto di riferimento della criminalità locale. Quindi rimane questa lotta per il dominio della terra. È una lotta, ecco, secondo me, per la quale si muovono vecchi modi di essere uomini di rispetto, d'onore, mafiosi, insomma. E non ci sono i grandi interessi, c'è però questo senso deviato dell'onore che impone l'esercizio della vendetta, che impone la regolazione, la disciplina dei conflitti attraverso l'esercizio della violenza. E il calibro 12 è sempre stato il Ma fucile delle faide lì, sempre infatti, stato utilizzato. Non vedrai mai un Kalashnikov in quella zona. Se scorri l'elenco dei morti ammazzati, io ricordo a Varapodio un triplice omicidio terrificante avvenuto negli anni 90, fu commesso di sera, furono uccise
tre persone, ecco, se scorri l'elenco di questi delitti, ripeto, in quest'area, Piminoro, Castellage, Varapodio, Oppidum Amertina, non troverai mai un fucile mitragliatore Kalashnikov. Trovi Quindi una la vecchia firma, Lupara ecco, che che ancora caratterizza. oggi caratterizza, e questo forse dà anche l'idea appunto di questa mafia non legata a grossi interessi, ma a quelli che possono sembrare interessi banali di proprietà, di confini, di piccoli affari legati all'attività rurale, ma che comunque, insomma, non esita a far rispettare questo presunto codice d'onore, perché insomma, il padre ucciso con il fucile, i figli ancora oggi con il fucile, ma perché il fucile Arcangelo è più facilmente reperibile tra questi ambienti, in questi ambienti, o perché Ma intanto un c'è una sorta di fucile, predilizione? no, il fucile calibro 12 è l'arma intanto facilmente reperibile, in quella zona vengono spesso rapinati i cacciatori, è l'arma caratterizzante di quel tipo di mafia rurale. È un'arma che si utilizza caricandola un cartuccio a Lupara e che insomma, garantisce l'esecuzione del delitto e lo garantisce, ripeto, in tutti i fatti criminosi avvenuti lì, cioè tutte le vicende che hanno riguardato quell'area, diciamo, dal 1950 in poi sono tutte vicende È rimasto quasi segnate tutto immutato da questo dall'utilizzo punto dalla Lupara. Devo di dire vista. che quella è la zona pure nella quale aveva le proprietà. Per esempio il barone Antonio Cordopati, che venne ucciso poi a Reggio Calabria, si disse, poi è stato accertato, almeno giudiziariamente, che ciò proveniva da una questione legata proprio a un tentativo di espropriazione privata di terreni, tentativo al quale il barone aveva resistito. Cioè, sono delle zone bellissime della Calabria, sono degli uliveti secolari, eccetera, ma c'è questa forte tradizione. È quella, insomma, anche la zona in cui negli anni 50 e 60 si muoveva Giuseppe Barca, che era uno che ebbe il coraggio, pensate, di assaltare un carcere da solo, cioè una zona che poi venne arrestato, finì la sua vita in carcere, eccetera. A Barca avevano ucciso il fratello a colpi di Lupara poco prima, poi lui, questo ragazzo, un ragazzo tra l'altro che aveva problemi fisici, poi si trasformò appunto in una belva indomabile, fu difficile arrestarlo, eccetera. Tentarono in sede di processo di dimostrare la sua infermità mentale, in effetti Barca era un vendicatore. Ecco, quello spirito di vendetta che ha animato da sempre quella zona è rimasto e sono rimasti pure gli strumenti identici per attuarlo, cioè il fucile calibro 12. È una zona molto complessa. Io penso però, ecco, con tutto il rispetto veramente per il dolore, perché chi purtroppo viene coinvolto in una faida, in storie di vendette incrociate, in confronti così feroci e quindi subisce la perdita appunto di familiari, vive in una condizione per tutta la vita segnata da questo, o Certo. perché coltiva nel tempo il sentimento della vendetta, o perché coltiva per sempre appunto il sentimento fortissimo del dolore, quindi è una disgrazia appunto, lo diceva anche Cora d'Alvaro, è una disgrazia una Immaginiamo faida, questa però famiglia che si è ritrovata la madre con senza nessuno, due è chiaro. figli uccisi, il marito era stato ucciso, il cognato era stato ucciso anche nel 2001. Adesso vedere due figli ammazzati così, poi c'è anche questa somiglianza perché il padre è stato ucciso mentre stava caricando della legna da trasportare al nord i figli mentre erano in campagna, quindi torna sempre come scenario di fondo la campagna perché le attività si muovono in Sono campagna. quelle, cioè non deve sorprendere questo nelle modalità. È chiaro che tutto avviene nelle campagne, no? Dicevo, pur nel rispetto appunto assoluto del dolore da una parte, dall'altra, di chi insomma, e si può ben capire, spesso ho parlato io con uomini, li ho intervistati, coinvolti nelle faide, condannati anche a pene definitive perché coinvolti nelle faide, quindi si legge il dolore e si legge anche il sentimento della vendetta, che sono due cose terribili. E, ecco, pur nel rispetto di tutto questo, devo dire, non vale la pena morire per queste, cioè uccidere, perché poi Uccidere, capisci, nel ecco. chiuso di queste comunità, un'offesa diventa un'offesa magari sanabile in modo diverso, diventa il motivo di uno scontro armato che poi prosegue per
per generazione. Ecco, forse non vale la pena, perché il mondo è andato avanti, prosegue, e non vale la pena uccidere, morire e vedere mamme, sorelle, insomma mogli piangere. Purtroppo in questo non caso, si riesce a uscire da questa logica. Da questa logica, perché comunque secondo me è proprio fa parte di questa subcultura che impregna ancora tante comunità. Si è parlato tra le tante piste anche quella di una possibile vendetta, perché appunto Carmelo aveva 15 anni quando è morto il padre, quando è stato ammazzato, lui ha testimoniato e ha fatto arrestare Antonio Mammoliti, e Mammoliti è uscito da poco dal carcere, era stato condannato a 15 anni, ma possibile una vendetta in questo caso? Non so, io adesso... Perché adesso è difficile inquadrare e decifrare questo tanto non abbiamo, omicidio, ecco, perché precisiamo, non abbiamo elementi noi. Precisiamo, non ci sono elementi giudiziari al momento che dimostrino... Infatti non c'è nessuna... elementi di questo genere. Certo si può dire, come logica operativa, dico, strategico-militare, terroristico-mafioso, chiamala come vuoi, che... chiaramente in uno scontro che può essere non solo riferito al Mammoliti che è stato condannato per l'uccisione del padre, ma in una logica appunto che pervade questo tipo di zone della Calabria, sai, due figli maschi di un uomo ucciso rappresentano un pericolo domani, quindi in genere può esserci oppure un'azione preventiva. Magari hanno potuto fare loro qualche sgarro. O fare altro. Cioè, di cui non, ripeto, ecco, non sappiamo. Immaginiamo per esempio Arcangelo, la strage di Filandari, quando è stato ucciso un uomo, Domenico Fontana, con i suoi quattro figli, e lì poi era una questione di prevaricazioni per confini, per è la stessa terreni. Logica. È la stessa logica. Infatti, appunto, non sembrava non ci fossero degli elementi tali da giustificare una strage del genere, eppure è successo. Spostiamoci dal Regino al Cosentino, perché a Cosenza dopo 8 anni si è tornato ad ammazzare. È stato ucciso Giuseppe Ruffolo, 33 anni, imprenditore, con il padre titolare di un'azienda di autotrasporti. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo insieme, perché anche qui è un delitto su cui si sta lavorando in maniera serrata, ma ancora non ci sono degli elementi ben precisi che indirizzano su una pista, anche se si sono fatte delle ipotesi. Eseguita stamani nell'obitorio dell'Annunziata dai medici legali incaricati dal procuratore Dario Granieri l'autopsia sul corpo di Giuseppe Ruffolo, il giovane imprenditore, padre di due figli e un terzo in arrivo, ucciso ieri sera in un agguato in via degli Stadi a Cosenza. Sul fronte investigativo si continua a lavorare senza sosta, eseguite nella notte numerose perquisizioni. Gli uomini della squadra mobile continuano a sentire i parenti, i conoscenti della vittima e i numerosi testimoni che hanno assistito tornate impauriti alla spietata esecuzione. Un'esecuzione fulminea durata pochi secondi. I killer, che viaggiavano a bordo di una moto trovata poi a Rovito bruciata, travisati da caschi integrali, appena hanno avuto l'ok, probabilmente da un complice su una vettura d'appoggio che seguiva Ruffolo, sono entrati in azione, incuranti delle persone presenti. Hanno affiancato la vittima e con freddezza e precisione hanno sparato in rapida successione con una pistola calibro 7.65, colpendo l'uomo alla spalla, al petto, all'addome. Sebbene ferito, Ruffolo ha avuto la forza di bloccare l'auto, scendere e chiedere aiuto. Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poco dopo. Indubbio che l'omicidio volutamente plateale contenga anche una sorta di messaggio sinistro e simbolico, come spesso avviene nella criminalità organizzata quando si deve dare una lezione. Ma quale grave sgarro avrà fatto Giuseppe Ruffolo e soprattutto a chi? Nel 2009, insieme al padre, con cui gestisce una ditta di autotrasporti, era stato arrestato con l'accusa di usura ed estorsione nell'ambito delle indagini partite dal suicidio dell'ex pilota della Cosenza Corse Giuseppe Perfetti, vittima d'usura. Ma poi Pinuzzo, come lo chiamavano gli amici, era stato scarcerato dal Tribunale della Libertà ed era in attesa del processo. La pista privilegiata al momento, anche se si indaga a 360 gradi, pare quella di un regolamento di conti all'interno della criminalità organizzata per problemi legati alla gestione dell'usura, un'attività molto lucrosa e sempre più controllata da
alle cosche, come testimoniano numerose inchieste. Un omicidio che riaccende i riflettori sulla criminalità organizzata cosentina. Nella città dei Bruzzi non si ammazzava da 8 anni, dal tragico assassinio di Francesco Maringola, il pregiudicato 42enne ucciso in pieno giorno sulla centralissima via Lazio da 2 killer a bordo di una moto mentre era in auto in compagnia di un amico rimasto ferito. Identiche modalità a quelle utilizzate ieri sera, che rimandano alla matrice mafiosa. Arcangelo, dobbiamo dire che ad oggi non abbiamo una pista ben precisa. Gli inquirenti si muovono un po' così a tutto campo, si è parlato dell'usura perché Ruffolo era stato coinvolto in questa inchiesta, aspettava il processo, un processo per estorsione d'usura, però si è parlato anche di probabili scontri, di problemi personali con qualcuno, quindi certo è difficile incastrare i tasselli. Riguardo, diciamo, al processo dell'usura, Ruffolo era stato arrestato, poi scarcerato dal TDL, l'ordinanza del TDL di scarcerazione era stata impugnata dalla Procura e la Cassazione aveva dato ragione alla Procura disponendo un nuovo giudizio, quindi in sede di riesame, che era pendente. Quanto alla dinamica del fatto, io non sarei molto sicuro che si tratti di una vicenda di tipo mafioso, cioè che sia un'esecuzione, diciamo, decisa dall'andrangheta locale. Ha agito un killer da solo, in mezzo al traffico, l'occasione era buona, probabilmente mi sembra un'azione d'odio, un'azione che arriva da un forte risentimento, esegue il delitto, fugge con questa moto, la brucia nel bosco di Rovito, quindi poco fuori il capoluogo Bruzio, in maniera frettolosa, rimane infatti una targa che consente poi agli inquirenti di risalire, insomma, chi aveva usato questa moto. Credo sia una vicenda più che mafiosa, come dire, personale tra la vittima e l'esecutore. Questa è l'impressione, potrei anche sbagliarmi, insomma, ha sparato certo in mezzo al traffico, ha colpito bene il bersaglio, infatti Ruffolo poi è morto. È impressionante il fatto che sia avvenuto a quell'ora in quella zona della città, piena di gente, e fa impressione pure la reazione che ha avuto la vittima, cioè Ruffolo ha cercato disperatamente di salvarsi, ha fermato un automobilista di passaggio, si è fatto accompagnare in ospedale, è morto poi, secondo me, prima di arrivare in ospedale. Quindi la chiave di lettura è ancora confusa, ma io non sarei orientato nel dire che si tratta di un omicidio tipicamente mafioso. Si può pure obiettare, ma come avrebbe fatto poi a tornare da Rovito uno che ha bruciato la moto? Per forza deve avere un complice, non è detto, perché abbiamo testimonianza di esecutori di omicidi, in quel caso mafiosi, che poi, proprio per non lasciare tracce, sono tornati a piedi dal luogo dove avevano nascosto la macchina. Quindi potrebbe essere benissimo tornato a piedi l'esecutore del delitto. Insomma, ancora non abbiamo elementi chiari. Sicuramente non sarà comunque, Arcangelo, un delitto così d'impeto, un'arrabbiatura, e uno prende la pistola, perché sicuramente avrà seguito la vittima, si era dovuto dotare comunque di una pistola, ha dimostrato una certa freddezza, perché poi sparare a bordo di una moto in una zona trafficata con tanta gente ci vuole anche una certa esperienza, comunque lucidità. Probabilmente può darsi che questa persona abbia subito un torto da Ruffolo e quindi abbia covato e si sia organizzata. Adesso ci possiamo aspettare di tutto, come la cronaca dimostra ci sono molte persone apparentemente comuni che tengono in scacco fior di magistrati, che riescono ad organizzare quasi degli omicidi perfetti. Quindi, sai, non è poi quando si commette un delitto, un omicidio, questo me l'ha raccontato un killer sanguinario che poi aveva deciso, insomma, di parlare, ho avuto occasione di parlarci per delle ore perché volevo capire che cosa accadeva. Quando sei preso dalla transa omicida, è come la transa agonistica, cioè agisci in maniera, come dire, con l'adrenalina a mille. In questo caso, sai, affiancare un'auto, scaricargli 7 colpi di pistola non è che è una cosa difficile, cioè l'obiettivo ce l'hai a mezzo metro, non bisogna manco essere dei grandi tiratori per fare una cosa del genere. Quindi io sono convinto che nasca da un conflitto molto forte, che potrebbe esserci stato proprio tra l'esecutore del delitto e la vittima. Ecco, sono più convinto
di questo, un conflitto che ha spinto proprio, ha lanciato in questa trance l'esecutore, che poi ha sparato con estrema facilità. Una pistola 7,65 non è una pistola difficile da reperire Infatti. sul mercato clandestino. Capiremo poi dalle perizie balistiche in effetti che tipo di pistola potrebbe essere, vediamo un po' che cosa emerge da queste indagini tecniche, no? Si è sparato, infatti poi ci si affida sempre alle indagini tecniche, anche se ultimamente, insomma, non sempre danno le risposte che ci si attende, forse si aspettano miracoli dalle indagini tecniche, bisogna sempre affiancare l'indagine tradizionale, io ritengo, pensiamo un po' agli inquirenti che si muovevano con i confidenti che conoscevano il territorio e che quindi riuscivano ad ottenere anche delle informazioni importanti. Sicuramente Arcangelo ha fatto un po' scalpore proprio perché a Cosenza da 8 anni diciamo che c'è una calma relativa rispetto a queste cose e crediamo anche che le cosche attualmente dominanti non hanno nessun interesse, visto che in parte sono state anche decimate da operazioni, da processi, non hanno nessun interesse ad attirare l'attenzione e quindi mobilitare, le forze dell'ordine. Beh, certo, è più conveniente, Si insomma, poteva farla sparire una ammazzare, persona. Cioè, infatti si mi poteva sembra che ammazzare sia accaduto, diversamente. insomma, nel caso di Angelo Germinare è sparito, cioè non crei allarme sociale, non spari alle 7 di sera, a meno che non si voglia dare un messaggio di terrore, non si voglia dare un esempio a tutti gli altri, eccetera. Ma questo è un altro ragionamento. Io non sono convinto che si tratti di un delitto matrice mafiosa. D'altronde la stessa Procura della Repubblica non ha trasmesso gli atti alla Alla DDA, DDA, come solitamente quindi avviene, questo è ancora un nella dato procura ordinaria, per obiettivo. cui evidentemente non hanno ritrovato questi elementi insomma, che possano ricondurre all'andrangheta. E da Cosenza ci spostiamo nel Vibonese perché nel Vibonese nel giro di 3 giorni, tra il 15 e il 18 settembre, sono stati compiuti ben 2 omicidi che sembrano correlati. Il secondo viene così considerato dagli inquirenti, anche se non c'è nessuna certezza investigativa, come una risposta al primo omicidio. Parliamo dell'omicidio di Michele Mario Fiorillo, 64 anni, un agricoltore che è stato ucciso a Piscopia, vicino al bivio per Frangica mentre scendeva dal trattore. Insomma, i trattori portano male un po', da un po' di tempo a questa parte. E poi Piscopio, cioè a Piscopio ci si chiedeva perché uccidere questa persona, si era parlato, forse avrà fatto qualche sgarro, qualcosa, le solite cose. A distanza di 3 giorni viene ucciso in un distributore di benzina mentre gioca a carte, Fortunato Patania, 61 anni. E allora per gli inquirenti questa sarebbe stata la risposta, il tutto sarebbe riconducibile ad una questione di pascoli, di terreni. Ancora qui torna questa mafia rurale, Arcangelo, oppure questo codice che regolamenta i rapporti rurali. Vediamo il servizio. Nella chiesa principale di Piscopio si stavano svolgendo i funerali di Michele Mario Fiorillo, l'agricoltore incensurato di 64 anni, ucciso venerdì scorso accanto al trattore in un podere di sua proprietà nella Vallata del Mesima, zona di confine tra Piscopio e Francica. Intanto, Fortunato Patania stava giocando a carte nell'area di servizio dei suoi figli, a meno di 100 metri di distanza dal luogo di quel delitto. Proprio in quel momento i killer l'hanno colto di sorpresa e non gli hanno dato scampo sotto i colpi di una pistola calibro 9x21. Gli inquirenti ancora non confermano, ma gli indizi portano ad ipotizzare che siamo di fronte ad una vera e propria dichiarazione di guerra, tale da poter scatenare una faida tra Piscopio e Stefanaconi, altro piccolo centro alle porte di Vibo Valentia, luogo originario di Patania, allevatore di ovini, ritenuto dagli inquirenti proprio il boss di Stefanaconi. Gli investigatori ora temono possa aprirsi una vera e propria guerra di mafia.
Patania è stato freddato intorno alle 16.30 con numerosi colpi di pistola, forse 9 secondo i primi rilievi, che l'hanno attinto al torace e all'addome. L'uomo si trovava in compagnia di altri amici con i quali stava facendo una partita a carte. Improvvisamente una Fiat Punto con a bordo due giovani si è avvicinata senza destare alcun sospetto, andando a fermarsi a distanza di pochi metri come se avesse dovuto fare rifornimento di carburante. Invece dall'auto è scesa una persona con volto travisato che si è immediatamente avvicinata a Patania e da distanza ravvicinata ha estratto una pistola sparando 14 colpi in rapida successione e di cui molti andati a segno. L'uomo è crollato a terra in un lago di sangue, mentre a dare l'allarme con telefonate del 112 e del 118 ci pensava il figlio della vittima ed alcune delle persone presenti all'esecuzione. Senza aspettare l'arrivo dell'ambulanza, però, gli stessi familiari di Patania hanno provveduto a soccorrerlo e portarlo con una loro auto all'ospedale di Vibo Valentia nella speranza di poterlo salvare, ma tutto è stato inutile. Ai medici del pronto soccorso dello Iazzolino, infatti, non è rimasto altro che constatarne il decesso. Per gli investigatori si apre un capitolo piuttosto preoccupante. Il timore di una vera e propria recrudescenza criminale ha fatto scattare l'allarme in più direzioni. Fortunato Patania, benché in precedenza coinvolto in inchieste di mafia su tutta l'operazione Corona, ne è uscito sempre indenne, così come non avevano retto nei suoi confronti le proposte di confisca del suo patrimonio. Per dovere di cronaca c'è da aggiungere che giusto Patania, il giorno dell'omicidio dell'agricoltore 64enne, era stato sottoposto all'esame dello STUB insieme ad altre persone. Ecco, di questa situazione, di questo allarme e criminalità nel Vibonese ci occupiamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio. Allora, prima della pubblicità abbiamo seguito questi due omicidi, la ricostruzione di questi due omicidi avvenuti nel Vibonese nel giro di pochi chilometri e insomma si parla di guerra di mafia, di recrudescenza criminale, è un classico, forse anche noi giornalisti, Arcangelo, a volte usiamo delle frasi fatte, ma sono gli inquirenti che comunque ci lasciano intravedere questi scenari. Qui abbiamo visto che Michele Mario Fiorillo è stato ucciso con un fucile calibro 12. Invece Patania è stato ucciso a colpi di pistola calibro 9. Nel secondo caso dalle modalità si evince che era una esecuzione ben premeditata, ben precisa, non sappiamo se veramente collegata all'uccisione di Fiorillo e per queste questioni di Pascolo, ma insomma lì sono netti i contorni almeno. Fiorillo aveva fatto delle denunce contro Patania perché riteneva di essere danneggiato costantemente insomma dall'attività agricolo-pastorale che Patania deteneva in quella zona, quindi quando è stato ucciso Fiorillo è stato sottoposto allo stupro Patania insieme a lui alcuni suoi amici. Patania è stato ucciso il terzo giorno, tre giorni dopo la morte, con i funerali, come diceva il collega Bonanno, e funerali avvenuti tre giorni dopo perché naturalmente c'è stato lo spazio per l'autopsia. Beh, potrebbe essere una situazione perfettamente sovrapponibile a Filandari, cioè un contrasto, una persona fa delle denunce che non hanno poi nessun esito, nessun seguito, o hanno un seguito relativo, perché poi sai, Pascolo abusivo e il danneggiamento sono reati bagatellari, nel senso che il nostro sistema li punisce in maniera molto relativa, e quindi poi è stato Fiorillo poi appagato questo fatto di essere stato denunciato, non c'è prova giudiziaria però di questo, e a sua volta la morte di Fiorillo potrebbe aver scatenato la vendetta degli amici e dei parenti di Fiorillo, anche di questo non c'è alcun riscontro di tipo giudiziario, o potrebbe essere altro, cioè qualcuno potrebbe aver approfittato della storia intercorsa tra Fiorillo e Patania e della morte di Fiorillo per ammazzare Patania caricando magari su altri la responsabilità o confondendo così le idee alle forze dell'ordine. Sai, è un contesto molto difficile, certo anche questo è un contesto di campagna, hai visto dove era la stazione di servizio di Patania, sì. Lui giocava a carte, perché di questo poi si fa in questi luoghi. Infatti quella sembra quasi una scena da film, Arcangelo, quattro amici che giocano a carte, tra l'altro in un distributore, proprio una scena molto normale, si passa normale tempo, tranquilla, sì, sì. Arriva il killer e spara, era anche obiettivamente troppo scoperto, Patania probabilmente non temeva
delle reazioni da parte dei Fiorillo, dei parenti di Fiorillo. Quindi potrebbe essere l'uno e l'altro. Giudiziariamente non abbiamo indicazioni né in un caso né nell'altro, quindi dobbiamo attenerci a dei criteri di prudenza nella valutazione delle cose che sono assolutamente necessari. Il contesto, ripeto, il contesto della mafia rurale, insomma, di quello che succede in queste zone. Parlavamo all'inizio di Varapoli, abbiamo fatto cenno a Filandari, adesso parliamo di Piscopio e Stefanagoni. Cioè il contesto è questo. La cosa che impressiona, mi preme sottolinearlo, la cosa che mi preme sottolineare però è che questa mafia, che apparentemente è rurale, quindi esercita in loco il suo potere attraverso la gestione e il controllo delle espropriazioni private, dei terreni, delle proprietà fondiarie, eccetera, per dimostrare così di essere forte nella sua città, nel suo luogo, diciamo, di competenza, perché se non facesse così perderebbe l'importanza che ha assunto col passare degli anni, e però poi la stessa mafia che è in grado di gestire grandi traffici di droga, o che ritroviamo proprietaria di locali importanti, magari nel nord Italia, in Europa. Cioè è una mafia un po' come tutta l'Andrangheta dal doppio volto, che, come dire, mantiene le tradizioni antiche e quindi rispetta le sue origini rurali, e però poi ha l'altra faccia della medaglia, che invece si palesa attraverso l'esercizio di attività modernissime, con il traffico di sostanze stupefacenti, le estorsioni, il riciclaggio del denaro, certo, in zone diverse. L'infiltrazione nelle istituzioni, negli appalti pubblici. E infatti la complessità dell'Andrangheta è proprio questa, Arcangelo, perché non ci può essere una chiave di lettura. Quando si pensa di aver capito, invece noi ci ritroviamo sempre con aspetti nuovi, diversi e variegati, perché c'è questo livello così, diciamo, calabrese, in cui la mafia mantiene questo controllo proprio ossessivo e pervasivo del territorio, perché persone che muovono grandi capitali, che si siedono al tavolo di contrattazione anche con personaggi della politica, della finanza di altissimo livello, sembra strano che poi si impeghino in situazioni del genere, di andare a vedere i confini, il pascolo abusivo, insomma sembrerebbe quasi una contraddizione, invece è forse questa la forza, perché c'è questo controllo e perché sul territorio calabrese non si allenta la presa, che poi è da lì che nascono i gruppi e si mantiene anche questa matrice. Ecco, rispetto quindi a questa doppia faccia, come detto, modernità, quindi capacità di gestire grandi traffici, le estorsioni, le infiltrazioni anche in zone diverse dalla Calabria, c'è questa radice antica che nei gesti, nel mangiare, nel controllo poi dei territori dove è nata la cosca, la famiglia mafiosa. Ecco, queste sono due caratteristiche. Le caratteristiche invece sono sempre uguali, rispetto alla modernità e rispetto alla tradizione, sono sempre uguali nel caso della vendetta. Cioè la vendetta è l'esercizio, diceva Alvaro, di un potere millenario che irride tutti gli altri poteri. È vero, se tu non eserciti la vendetta, perdi, come dire, il ruolo che ti sei ricavato. Quindi la logica della vendetta riguarda sia la faccia moderna dell'Andrangheta che la faccia antica, riguarda sia la cosca di San Luca come la cosca che opera a Milano. Cioè l'esercizio della vendetta è una costante, e quando poi scoppiano le faide dobbiamo trasferire il nostro modo di pensare che abbiamo dell'Andrangheta come ad un gruppo affaristico, imprenditoriale, come capace, un'organizzazione capace di gestire grandi business, dobbiamo trasferire in un altro segmento, diciamo, della vita criminale, che è la faida, che ha altre logiche, che ha logiche spietate, che è davvero infinita. Cioè si arriva e finisce quando c'è lo sterminio della famiglia avversaria, si coltivano odi anche per decenni, perché è così e perché fa parte di questa subcultura criminale che impregna appunto la nostra regione e che determina le logiche di tutti i gruppi mafiosi che operano in Calabria. Infatti, Arcangelo, un altro fatto eclatante, e ci spostiamo di nuovo a Reggio, è stata la fuga di Antonio Pelle, questo presunto boss dell'omonima cosca Pelle Vottere di San Luca, che, detto la mamma, che è tornato ciel di bosco, così sparendo dall'ospedale di Locri. Un caso che ha sollevato polemiche infinite, indignazione, interrogazioni, perché quelle non mancano mai, tutto questo contorno paraliturgico non manca mai. E insomma, tutti si sono chiesti com'è possibile lasciare un boss in un ospedale
tra l'altro come quello di Locri, che è stato al centro di varie inchieste per condizionamenti, infiltrazioni mafiose. Vediamo i servizi e poi cerchiamo anche noi di capire com'è possibile che sia successo. C'erano voluti mesi di indagini, di appostamenti, di intercettazioni per scovare all'alba del 16 ottobre del 2008 Antonio Pelle, il presunto boss di 'Ndrangheta tra i latitanti più ricercati, che con una facilità inquietante è ora tornato uccel di bosco. Un'attività investigativa serrata aveva consentito agli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria di individuare nel cuore delle campagne di Ardore, nella Locride, quel covo blindato e con tutti i comfort da cui, dopo essere sfuggito all'arresto nell'ambito della maxi operazione Feida, scattata il 30 agosto 2007, pochi giorni dopo la cruenta strage di Duisburg, Antonio Pelle, soprannominato la mamma, continuava a gestire gli affari di famiglia, ovvero della cosca Vottari Pelle di San Luca. Disorientata e stordita dalla mattanza in terra tedesca, in cui erano state ammazzate 6 persone, tra cui alcuni dei suoi uomini più fidati, come Marco Marmo, che secondo gli inquirenti era andato in Germania su sua richiesta per acquistare delle armi e che invece è stato massacrato insieme alle altre 5 vittime di quella che la sentenza di primo grado emessa il 12 luglio scorso a Locri ha considerato la risposta dei Nirta Strangio all'uccisione nel Natale del 2006 di Maria Strangio, moglie del presunto boss Giovanni Luca Nirta, vero bersaglio. Ultimo atto di una sanguinosa faida iniziata a San Luca nel 1991 e conclusasi, si spera, a Duisburg in quel maledetto Ferragosto. Nonostante le precauzioni e la rete di complicità, Antonio Pelle era stato braccato dalle forze dell'ordine. Alla vista degli agenti non si scompose, anzi sorrise e si congratulò con loro. Poi il processo con rito abbreviato e la condanna di primo grado a 13 anni per associazione mafiosa il 19 marzo del 2009. Dopo aver scontato alcuni mesi di carcere, nell'aprile scorso gli erano stati concessi i domiciliari per motivi di salute e qualche giorno fa il ricovero in ospedale, da dove si è volatilizzato, beffando tutti. Certo, bisogna capire come mai non fosse piantonato, come mai non fossero state adottate particolari misure di sicurezza, considerato lo spessore criminale, come si legge negli atti, di Antonio Pelle. Il 49enne è infatti ritenuto l'erede, il capo di quel troncone dei Pelle soprannominati Vanghedi, per distinguerli dai Gambazza, l'altrettanto storico ceppo familiare che ha sempre ricoperto il ruolo di primo piano nell''Ndrangheta. E se è vero che le recenti operazioni e i processi hanno inferto un colpo durissimo alle cosche regine, è altrettanto vero che con Antonio Pelle libero la riorganizzazione è più semplice e forse anche la ricomposizione tra i due rami della famiglia Sallucota. Arcangelo, allora anche i magistrati chiamati in causa si sono difesi e hanno detto che purtroppo la normativa per una persona che gli arresti domiciliari non prevede il piantonamento e neanche se viene ricoverato in un ospedale. Però c'è stato qualche magistrato, e tra questi anche il procuratore aggiunto della DDA di Reggio Gratteri, che ha detto c'erano dei sospetti, l'anoressia di cui soffriva Pelle probabilmente è stata autoindotta, questo si è riempito di medicinali per poter dimagrire, per poter star male e così ottenere il famoso certificato di incompatibilità con il regime carcerario e quindi poi andare in ospedale. E ancora c'è stato chi ha detto, dice va bene, però siccome era gli arresti domiciliari poteva scappare in ogni momento, non era detto che doveva per forza scappare dall'ospedale. Comunque un dato è certo, il sistema non funziona, ci sono queste pecche, queste anomalie, queste maglie larghe, perché si fa tanto per arrestarli e poi così. C'è un'inchiesta di 2 procure distrettuali, una di Catanzaro e l'altra di Reggio Calabria, sulla concessione appunto dei benefici relativi alle condizioni di salute dei detenuti per ragioni mafiose. Ci sono le dichiarazioni di 2 pentiti, Samuele Lovato e Antonio Forastefano, che sono 2 di Cassano allo Ionio, il secondo addirittura il boss di quella zona, pluriomicida, che rivelano uno spaccato inquietante, cioè c'è
Il sistema adottato è quello che adottava insomma, la banda della Magliana negli anni 70-80 a Roma, quando tutti i componenti di questa banda si fingevano pazzi, dimostravano di avere degli squilibri psichici e poi ottenevano dei vantaggi processuali. In questo caso invece da un certo periodo a questa parte si tende a puntare sulla depressione, sul dimagrimento, eccetera. E per questo la procura distrettuale di Reggio e quella di Catanzaro hanno aperto delle inchieste che sono in corso. È evidente qui che Antonio Pelle aveva un'anoressia indotta, sono state trovate anche le pillole che utilizzava. È evidente che di fronte ad un quadro clinico drammatico, poi dei magistrati abbiano acconsentito che uscisse dal carcere, l'hanno mandato agli arresti domiciliari. Chi agli arresti domiciliari è sottoposto a dei controlli saltuari, ma non è sottoposto a piantonamento. Quindi una volta che per ragioni di salute uno viene trasferito da casa in ospedale è soggetto agli stessi controlli che aveva a casa, e questa è la regola. Certo, visto il personaggio... Una regola un po' comunque visto, discutibile. No, le regole sono queste. Sì, però, rispetto ad una regola, mafia, del genere, no. Come dire, andrebbe almeno cambiata. E rispetto ad un personaggio come Pelle, forse bisognava mettercela una macchina alla davanti, insomma, come nei film americani, che sorvegliasse questo ospedale a distanza, trattandosi tra l'altro dell'ospedale di Locri, dove sappiamo quello che è successo, sappiamo il tipo di ingerenza che ha avuto la criminalità organizzata, sappiamo soprattutto rispetto al sistema sanitario di quella zona che la presenza mafiosa è molto forte ed è soprattutto una presenza di tipo intimidatorio, cioè lì sono stati ammazzati dei medici, cioè, a parte il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Fortunio, ma pure dei medici ritenuti colpevoli di aver sbagliato un'operazione, a tanti altri medici è stata fatta saltare la macchina, sono stati fatti danneggiamenti, cioè c'è una capacità intimidatoria, sai, che un pochino lascia pensare. Quindi complessivamente rispetto al posizionamento di Antonio Pelle all'interno di un ospedale probabilmente bisognava prendere delle precauzioni maggiori, cioè la legge non lo consente, ma la polizia giudiziaria può prendere iniziative perché ritiene che possa commettersi un reato, in questo caso un'evasione, e quindi si poteva controllare meglio quella zona. Io mi sento di dire questo, mi perdonino quelli che si sentiranno offesi da queste mie parole, ma a me a rigor di logica si sarebbe dovuto agire così, Arcangelo, secondo la mia modesta opinione. Io pure sono convinta, noi siamo sempre, da quando facciamo questa trasmissione, abbiamo la presunzione o la speranza di contribuire a conoscere, a far capire, a spiegare questo fenomeno, quello che succede, e a così coltivare il seme della legalità. Noi siamo qui a ringraziare ed esprimere apprezzamenti ai magistrati, alle forze dell'ordine, quando mettono a segno delle operazioni importanti, perché la repressione è importante. Pretendiamo dalla politica, e lo abbiamo sempre detto, un'azione di prevenzione, nel senso di mettere questa regione nelle condizioni di poter dire di no al condizionamento dranghetistico, comunque potersi ribellare con tranquillità, con sicurezza, però siamo anche pronti ad evidenziare le falle di un sistema. Non hanno colpa i magistrati che hanno applicato la norma, però siccome con i mafiosi ci sono anche delle norme particolari, si potrebbe immaginare di rivedere anche questa, perché non si può trattare un boss così come un detenuto comune che magari deve scontare una condanna per qualche grammo di droga o per un furto ai domiciliari allo stesso modo. No, come si fa a pensare di lasciare una sorveglianza sporadica ad un boss? È vero che poteva scappare da casa, ma probabilmente in quelle condizioni era più semplice uscire dall'ospedale, è stato sicuramente più agevole, anche perché probabilmente lui non era neanche in grado di alzarsi, se è vero che era diventato quasi scheletrico. È giusto fare le inchieste, accertare che cosa non ha funzionato o comunque ad assumere dei correttivi, perché non si può vanificare il lavoro anche di quanti magari hanno rischiato la propria vita per arrestare queste persone. E noi non è che vogliamo queste persone per forza in galera, ma è giusto che ci sono delle accuse pesanti, comunque è stato condannato, che scontino la pena. Un altro fatto eclatante è questo nuovo pentimento di Giuseppina Pesce. Questo sembra oramai
una telenovela, Arcangelo, si era pentita, è la figlia di Salvatore Pesce, il fratello di Antonio, ritenuto il presunto boss dell'omonima cosca di Rosarno, una cosca storica. Questa ragazza, dopo l'arresto, a distanza di pochi mesi si era pentita, poi si è pentita di essersi pentita, ha interrotto la collaborazione e ha... Sono state anche lanciate accuse pesantissime contro la DDA di pressione, di condizionamento e quant'altro. Poi è stata riarrestata, adesso nell'agosto scorso si è di nuovo affacciata alla collaborazione e questa volta invece ha parlato delle pressioni e dei condizionamenti da parte della propria famiglia, della famiglia del marito, insomma lei si sarebbe ravveduta. Quella dei pentiti è sempre una vicenda un po' particolare. Vediamo il servizio e poi ne parliamo insieme. Domani, sicuramente nell'aula del Tribunale di Palmi, dove riprenderà il processo alla Cosca Pesce, l'attenzione di tutti sarà calamitata necessariamente dal collegamento in videoconferenza da una località protetta di Giuseppina Pesce, figlia e nipote dei due presunti boss dell'omonima Cosca di Rosarno, Salvatore e Antonio Pesce. A suscitare interesse e curiosità la scelta della donna di tornare a collaborare dopo l'interruzione decisa il 2 aprile scorso e accompagnata da un duro attacco nei confronti dei magistrati della DDA Regina, un ripensamento ritenuto attendibile dagli inquirenti e avvalorato dal fatto che è stata la stessa donna a chiedere di partecipare all'udienza, nonostante in aula si troverà di fronte i familiari seduti sul banco degli imputati, davanti ai quali dovrà ripetere le accuse. Una vicenda complessa, quella del pentimento di Giuseppina Pesce, la giovane donna che conosceva bene gli affari illeciti della sua famiglia, cosca da sempre dominante a Rosarno, e di quella del marito. Dopo l'arresto nell'aprile del 2010, la decisione a sorpresa di collaborare per salvare, così aveva detto, i suoi tre figli da un destino segnato, quello di appartenere ad una famiglia di 'ndrangheta. Grazie alle sue dichiarazioni, gli inquirenti hanno messo a segno importanti operazioni, scoperto alcuni bunker in cui si nascondevano i latitanti, arrestato molti esponenti della consorteria, tra cui la madre e la sorella. Improvvisamente, il 2 aprile scorso, la comunicazione ufficiale di non voler più collaborare e la denuncia di presunte pressioni da parte dei magistrati. Per lei si riaprono le porte del carcere. Oggi sappiamo cosa è successo, almeno ciò che lei ha raccontato. Mentre era sotto protezione, più volte il suocero le avrebbe telefonato per dissuaderla. Pressioni, queste sì, molto insistenti. Sulle presunte forzature dei magistrati, da lei denunciate, ha precisato che sarebbero state avanzate dal legale di famiglia, nonostante lei non fosse d'accordo. Poi, una volta tornata in carcere, avrebbe saputo che i parenti del marito maltrattavano i suoi figli, addirittura non gli davano neanche da mangiare. Da qui il ripensamento, la consapevolezza di aver sbagliato. Ora i figli sono di nuovo in una località protetta, in una comunità. Una storia che, al di là dei risvolti giudiziari, ci restituisce anche il dramma di una donna, di una madre che appartiene ad una famiglia mafiosa, il dilemma tra la voglia di cambiare e la difficoltà a recidere gli affetti. E questa è una storia, dal punto di vista umano, Arcangelo, anche molto delicata, perché questa donna si ritrova tra pressioni diverse. Poi è chiaro, noi non siamo molto, non simpatizziamo per il fenomeno del pentitismo, anche se ci rendiamo conto che è stato utile, ma spesso è stato anche utilizzato strategicamente dai criminali. In questo caso, che cosa dire rispetto a questi cambiamenti repentini di Giuseppina Pesce? Saranno solo le pressioni familiari? Sarà lei che... Ma Giuseppina non sa Pesce come uscirne da questa situazione. Non solo si è pentita, ha tradito tutto il suo mondo, la mentalità in cui è cresciuta, ha lasciato il marito, è stato un pentimento complessivo. Qui non siamo di fronte ad un killer che cambia fronte, cioè passa con lo Stato, qui siamo di fronte ad una donna che è cresciuta in un certo ambiente, quindi ha vissuto psicologicamente una devastazione. Il pericolo che le si è rappresentato in riferimento al futuro dei figli, il distacco e la sensazione di isolamento provati quando è stata, dopo la prima fase di collaborazione, portata in una località
protetta, l'hanno indotta, insomma, a tentennare. Non è una scelta facile, è una cosa drammatica per una donna che è cresciuta lì. Adesso ha ripreso in qualche maniera la coscienza, cioè ha capito che tornare lì, secondo me, e smettere di collaborare non l'avrebbe salvata, perché lei ormai aveva rotto completamente con quel mondo. Era, un processo irreversibile. Per così dire, una traditrice, e quindi così sarebbe stata vista per tutta la vita. Quindi lo stesso isolamento che aveva provato stando da collaboratrice in un luogo di protezione, l'ha provato, se non fisicamente, mentalmente, ritornando nel suo mondo, dove tutti l'hanno guardata come se fosse un'aliena, un extraterrestre, perché poi, sai, il pentimento di una donna significa il tradimento di una famiglia. La donna nel sistema mafioso è un punto di riferimento, è la vestale custode di alcune cose, è la servitrice silenziosa, è quella che sopporta i sacrifici della detenzione, dei mariti, dei padri, insomma dei parenti, è quella che, insomma, gestisce tutto, tiene i cordoni della borsa e su cui grava il peso di tutto il resto. Quindi ha provato lo stesso isolamento da non più pentita che provava quando era pentita. Allora, inteso questo, calcolato quello che poteva succedere, ha ben compreso che era meglio forse tornare dall'altro lato, e quindi è tornata dall'altro lato. Un destino segnato, infatti poi nell'udienza che si è svolta nel 23 settembre, mi pare, a Palme del processo All Inside, lei in videoconferenza si è collegata, ha parlato, anche se lì c'erano i suoi familiari. Seguiremo questa storia, sicuramente è anche interessante poi per poter esprimere dei giudizi, conoscere tutti gli atti, anche la lettera che il marito le ha mandato, Arcangelo, dopo il pentimento è significativa, lui le fa pesare il fatto di averlo abbandonato, di aver abbandonato i figli, di non metterlo nei guai perché lui non ha fatto niente, quindi ci sono... C'è una frase nella lettera del marito, e chiudiamo perché i tempi stringono. Sì, infatti siamo lui scrive a lei: mi domando da tanto tempo come mai ci hai rovinato la vita a tutti, cioè come mai hai stravolto questo nostro sistema, come mai hai abbandonato questo mondo, come mai hai tradito questo mondo, quindi rovinandoci, perché hai confermato le accuse dei magistrati e ai tuoi parenti, ma ci hai pure esposto con questa tua cosa, perché hai rotto con la tua famiglia, hai rotto, soprattutto hai creato una frattura insanabile con la subcultura da cui venivi, quindi è significativo, certo. Non sono parole d'amore queste. Assolutamente, infatti poi conclude: Dio ti illumini, e la cosa anche importante è che lui chiede di potersi occupare lui del figlio maschio, perché hanno tre figli, due femmine e un maschio, lui chiede di potersi occupare del figlio maschio perché nella cultura mafiosa l'educazione del figlio maschio è fondamentale, perché deve seguire le orme familiari. Su questo ci fermiamo, grazie ad Arcangelo Badolati, caposervizio della Gazzetta del Sud, grazie alla Gazzetta grazie del Sud che ci concede anche quest'anno la possibilità di poter fare questa sinergia e questa collaborazione con Arcangelo, grazie a Luca Chito in regia e grazie a voi per essere stati con noi. Arrivederci.